Ragazze, bentornate su Trucchi.tv. Allora, oggi in questa location di fortuna, sono a casa di mia mamma, voglio fare un nuovo lipstick stress test e andrò a mettere alla prova un rossetto di cui vi avevo già parlato, o meglio, vi avevo fatto vedere tutti gli swatch su labbra, sono i nuovi Liquid Cut Suite di Wet n Wild, questi qui. Ve li avevo fatti vedere in un video swatches, ma non li ho mai messi alla prova, veramente, per tutta la giornata, in un video. Proprio dove li stresso, cioè li stresso, li utilizzo in una normalissima giornata di tutti i giorni. E io casualmente oggi andrò in palestra, infatti vedete che ho un trucco veramente molto molto basic. Adesso mi cambierò e andrò in palestra come prima cosa, anche perché è pomeriggio abbastanza presto, sono le 5:50. Adesso lo andrò ad applicare con voi. Io, come ogni liquid lipstick stress test, in questo caso è un liquid lipstick stress test, non ho niente sulle labbra, però non ho pellicine, sono un po' secchine ma non particolarmente, e oggi andrò a provare questa colorazione che è la Berry Recognize. È questo color nude particolare con una punta di borgogna, un colore molto particolare, molto bello, di quelli super sfruttabili. Infatti ho scelto di provare questo perché è quello, quei colori che vanno bene per tutti i giorni, insomma, cioè non sono né troppo nude, secondo me sono perfetti. Quindi adesso lo andrò ad applicare con voi, mi sono anche munita di specchiettino e mi sono anche munita di una nuova tinta che è appena uscita, che voglio proporvi per il prossimo liquid lipstick stress test, sì, perché anche questa è un liquid lipstick stress test. Inizio ad applicare la mia tinta Wet n Wild e vediamo come si applica. Sulle mie labbra non è stato semplicissimo applicarlo, perché comunque il colore è super super bold, cioè nonostante sia uno di quei colori che metti tutti i giorni, è uno di quei colori belli belli carichi, quindi ho fatto attenzione a non mettermelo insomma sulle narici. Però voglio farvi vedere il risultato. Vedete il colore che è veramente molto bello, da più sul rosso, non tanto su un My Lips But Better, è più un rossino, però mi piace molto, cioè abbinato anche a un trucco veramente molto basico come quello di oggi, blush, mascara e sopracciglia, mi piace molto. Adesso lo mettiamo alla prova e vi faccio vedere le ore, sono le 5, aspettate che sapete che ci metto sempre 9:30 a trovare le ore, però ci siamo, ecco, questa volta dovete vedere Roma e sono le 16:57. E invece per quanto riguarda il nuovo lipstick stress test che voglio proporvi per il prossimo video, voglio mettere alla prova queste tinte qua di Essence, che questo fa parte del è una nuova colorazione. Fatemi sapere se volete vedere uno stress test con queste tinte, magari con un nuovo colore, e io ne ho anche altri nuovi colori, magari se volete vedere tutti gli swatches e mettere alla prova un colore in particolare, fatemelo sapere. E noi iniziamo questo lipstick stress test, che sono più o meno le 5. Mi sono appena bevuta un caffè, sono le 5:20, ve lo faccio anche vedere, questo caffè con la moca da mia mamma, ve lo faccio vedere, vi faccio vedere le ore, intanto sentite anche come sottofondo i cartoni di Ricky, vedete che sono le 17:17, ecco. E io sto andando in palestra, ho bevuto solo questo e ho evitato questo, ecco, è proprio di fianco, ma ho bevuto solo questo e il rossetto, adesso ve lo faccio vedere, è perfetto. Vedete, il rossetto è praticamente perfetto, cioè si è asciugato quasi subito. Lo sento bello, lo sento confortevole, lo sento
bene, lo sento bene, devo dire. Qui vedete anche il colore abbastanza bene. E sentite sempre mia mamma e mio figlio che parlano. I miei biscotto, biscotto. Niente, questo è il risultato dopo 20 minuti, ecco. Bene. Secondo aggiornamento sono le ore che ho lasciato il telefono nella 18.05, sono a casa di Angolo perché adesso andremo in palestra e mi ha offerto un pre-workout leggero e salutare, la lasagna ragazze, quindi allora questo è il mio rossetto prima della lasagna. Che cos'è? Wet and Wild, bellissimo, Berry Recognize, sì, pensa che pensavo fosse più un My Lips Butt Pet, poi quando l'ho applicato ho capito che è un My Lips is Strong. E niente, quindi ragazze ci vediamo tra minuti, appena la finisco, e vediamo com'è. Adesso è perfetto, vedete che adesso con la luce devo dire che si vede benissimo, perfetto, non mi tira, veramente confortevole, devo dire che è veramente super super confortevole. Ci vediamo tra poco, after the lasagna. Ragazze, after the lasagna, vi faccio vedere che ho terminato il mio compito, me la sono mangiata con gusto, devo dire che l'angolo di Saidori fa della buona lasagna, dai, accettabile, devo dire. Questo è il risultato, ragazze. Un po' sei sciolto proprio internamente, però dai, sembra un ombre lip, cioè dentro proprio sei sciolto, soprattutto qui sei sciolto. E vi faccio vedere, sono le 18.12, vedete? 18.12, no aspettate che cambio, aspettate che... Cioè, Pablo, cos'è che mi stai mandando? C'è Pablo che mi sta mandando dei WhatsApp. E aspettate che vi faccio vedere l'ora. Ce la faccio? Ecco, 18.12 Roma è il primo. E dopo 10 minuti di lasagna. Però Angolo è oleosa, hai detto? È bella unta, è bella unta. Questo è il risultato. Adesso io lo tengo ancora un po'. Tra poco andremo in palestra a rotolare su da qualche parte. E ci aggiorniamo più tardi. Ciao! Nuovo aggiornamento. Allora, sono in palestra, infatti vedete che sono in palestra. Sto per andare a fare la mia seduta di workout, ma volevo farvi vedere prima le ore. E sono, ve lo faccio vedere. Ah, sono buia! Siamo pronte? Siamo pronte. Però lei non sta facendo, un lipstick stress test. No, vi faccio, dico le ore. Sono le 19.11. Questo è il risultato after the lasagna. After the lasagna, sì, sarebbe da ritoccare, ma è ancora portabile, cioè insomma, è andato un pochino via qui. Vero, è quello che ho detto anch'io prima, after the lasagna, ho detto. Ha detto che è ombre, cioè, nel senso, è ancora portabile, se sei in giro non è che ti senti proprio a disagissimo. Non mi tira, adesso andrò a fare la mia seduta di workout, su un'oretta, non so, quindi ci vediamo dopo. Adesso sono le 19.12, ma io ve lo faccio vedere adesso, vi faccio vedere che sono le 19.12, quindi ci vediamo dopo. Allora, workout terminato, stiamo uscendo adesso, chiedo alla mia suocia l'ora della fine. 20:23, quindi 1:20, questo ragazzi è il risultato. Allora, dopo la lasagna devo dire che non è che si sia smosso particolarmente, cioè dopo la lasagna è rimasto uguale, adesso mi mangerò. Tanti baci che ha dato in palestra a tutti i maschietti. Te li immagini? E ha dato qualcosa! Sono andata a slinguazzo 20 passi, allora ha resistito in quel caso, ha resistito alla grande. È ottimo ragazzi, è ottimo, dire, ma è così. Comunque adesso ci prendiamo la barretta, dai, di là angolo. Ma è vero, di là. E ci prendiamo la barretta e vi faccio vedere post barretta com'è. Però devo dire che mi sono già fatta un... ecco, qua sotto la luce si vede. Sì. Vedete, è proprio sotto. Questo è un posto da selfie. Questo... un genio. Adesso ci prendiamo la barretta proteica. Questa, una di queste che chi segue è una delle mie preferite. E aspetta. Prendi... Quale? Quella viola. No, qui c'è salted caramel. Sì, a me non piace. Prendo sempre quella al burro di qui. Burro di noccioline. Guarda questa che buona, questa è gigante. 4,50 euro.
4 perché questa è dolcissima purtroppo, però ci prenderemo quella lì, così ti prendo i soldi. Va bene. Oppure prendiamo brownie vanilla. Brownie vanilla, va bene. Oh, salted coconut. Coconut dark chocolate non l'ho mai assaggiata. Dici che ci prendiamo quella? Dai, va bene. Sì, 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 vai. E quindi stavo dicendo che adesso vi farò vedere poi l'aggiornamento post barretta e poi tiriamo le conclusioni, perché è ora di tirare le conclusioni. E intanto c'è un problema con i soldi. Non vuole i tuoi soldi. Tira fuori i tuoi, magari li vuole. Aggiornamento post barretta e ultimo aggiornamento delle circa 8 e stavo guardando in macchina ma non vedo l'orario. Non riesco a vedere l'orario, ma io ho il telefono. E adesso sono le 20:30, ecco. 20:30, dai, prendilo. 20:30, ragazzi, fidatevi. Questo è il risultato. Devo dire che post workout la barretta non ha fatto niente di che. Quello che ha influito maggiormente è la lasagna. Quindi cioè, come anche in altro senso ha influito. Ha influito anche su, insomma, quella altre parti. Quello ha influito. Si va a depositare. Comunque, la lasagna è quella che ha influito maggiormente, perché anche tipo post caffè, post acqua e anche post workout non ho visto differenze. Quindi la mia conclusione personalissima è quella che questa tinta ottima, perché costa poco, costa meno di 4 euro per intenderci. Colore bello, comfort molto bello, ma non è una tinta per andarci a mangiare pranzi lugugliani, ecco. È una tinta da aperitivino, da pranzetto da ragazza per bene, light. Ecco, non è da qualcosa di importante per dirci, però mi piace perché non mi ha seccato per niente le labbra, cioè vedi, non mi fa pellicine, sì, non ma si poi è seccato, ragazzi, cioè nel senso qua la lasagna è la lasagna. Non avevamo dubbi. No, come oleosità. Sì, dico, sì, no, cioè, era bella piena. Stai mangiando un pezzo di era pane, con no? Il ragù e tutto. Quindi, cioè, ragazze, quando si fa la lasagna bisogna andare con il grasso, sì, sì, era bella grassa. Ma l'avete vista. E adesso cosa andrò a mangiare io? Sai che non so che cosa ti preparerò. Credo uova strapazzate, perché non ho scongelato la carne. Io ho visto la teglia di lasagna. Allora, uova strapazzate. Ma con chi credi di avere a che fare? Con una fitness girl. Sì, ma è dicembre. Già, già. Un'alternativa: se vuoi essere grassa e felice, la lasagna. Alla lasagna. Se vuoi essere fitness girl, grassa ti do il pane integrale, le uova strapazzate, il finocchio, la carota. Ma no, abbiamo finito questo stress test, ragazze. Abbiamo capito che la tinta, questa in particolare, Berry Recognize, ve la consiglio, soprattutto se non volete spendere tanto, vi piace quel colore. Domani me la vado a prendere. Ma guarda che ottima, è veramente perché ottima. Io l'ho ricevuta da The Wet n Wild, ma ho ricevuto il colorino quello terribile. Ah, quello chiaro? Quello chiaro. Due colori carini, però questo non no, c'è. No, questo è bello. Questo è bello. Costa poco, Berry Recognize. Tra l'altro in America, ragazze, ci sono un sacco di colori. Che quindi, strano. E quindi sappiate che prima o poi arriveranno anche da noi. E niente, ragazze, questo stress test è terminato. Fatemi sapere se volete vedere quello con i rossetti liquidi Essence nuovi, le nuove colorazioni, se volete vedere proprio tutti gli swatch di tutti i colori che ho. Ah, ce l'hai addosso? Mm-hmm. Ah, è quello che ti dissi nel get ready, faccio spam nel canale di Vittoria. Vai. Nel get ready with me di oggi l'ho provato. Taglierò no, comunque tutto. È carino, me l'ha consigliato lei. Taglierò tutto. Mi ha consigliato lei, il colore è molto bello, voglio prendere quindi anche l'altro che tu mi hai detto che era bello. Ah, sì. Però guardate che bello. No, cioè, bello, mangiato, bello. Cioè, ho mangiato. Cioè, mangiato. Loro lo dichiarano come lip gloss. E infatti è quello che mi ha fatto. Infatti, quando c'è stato l'incontro, l'ho fatto prendere un po' di ragazze. Niente, ragazze, noi ci vediamo domani con un nuovo video e vi auguro una buona serata. Ciao, un bacione, ciao.